vediamo adesso un po' questo match. Sono speziati. Adesso vediamo che spezza. Ci tirano fuori qui, vediamo un attimo. Ricordiamo che non siamo noi a scegliere, scelgono dall'altra parte vicino al feature, quindi siamo un po' sorpresi noi tutte le volte che vediamo i mazzi qua. Però speriamo di goderci di un bel match anche stavolta. A fine oggi ci è andata abbastanza bene, dai. Hai visto un sacco di aggro. Un po' di aggro. Cioè, tutti i mazzi diversi dal caos, comunque abbiamo visto, che si vede spesso. Se vediamo un caos non ce lo mettiamo. Adesso magari un caos giocato molto bene. Sarebbe bello vederlo. Il caos al limone. Classiche partenze, nessuno con power spell sin da subito. Molto umili. Ed ecco lo spadaccino subito, livello 2, così ultimate. Speziato. Che forte. Si prende un bel book. Due carte interessanti comunque già nel main. Perché comunque non tutte si vedono giocate proprio in standard. Dicevi power spell, eccoci qua, power spells. Vabbè, ci sta la bella Gracefuls. Comunque, apprezziamo il tentativo almeno di risolverla meglio possibile, tenendola in mano e aspettando la contromossa. Tanto arrivano anche le nostre decklist. Vediamo se ci abbiamo visto lungo o meno sui mazzi. Stefano Lomonte. Ah, ok, era quello che ho visto io. Ah, ok, ora capiamo, vedendo le decklist. Oh, Stefano è Cyberstein OTK. Sì, quanto pare. Contro mentre Filippo invece gioca Warrior come sembrava, distrutto dal Warrior Aggro, poteva essere con uno Swordsman di main. Lista comunque lista di Warrior mi sembra abbastanza standard alla fine, con non troppe non troppi colpi di scena. Delinquente 2 intanto calata al limone dopo aver fatto knock su Mago. Mentre dal lato di Stefano vediamo Cyberstein con gli Horus, quella versione un po' che era uscita qualche tempo fa. La volta scorsa avevamo portato forse sì, invece un coro secondo. Abbiamo visto anche esatto l'ultimo giro di Cramon qui a commentare all'11. Come il drago tira al one, E vediamo se ci delizia con questo drago tirano. E è bramato il 5. Tra l'altro il mono della fede è stato bannato, no? Sì. Vabbè, tanto è, se li risolve bene, se li risolve non c'è un cazzo. No, perché altro credo li usi un po' come bait di Nobiluomo per levare quelli dell'oppo. Che comunque è una strategia rispettabile, perché comunque se poi ti risolve anche quando ti va bene è molto forte. Poi in questo caso non penso che l'avversario abbia già capito che giochi una versione comunque OTK comunque o molto aggressiva del mazzo. Visto che comunque abbiamo visto per ora Book, Mago della Fede, Delinquent Duo, che sono carte un po' giocate in caos, così. Anche se ora di carte non ne vediamo molte, che a quanto pare continua a pescare mostri grossi Stefano e non poterli calare, però accanto suo Filippo continua a fare 900 e accumulare le pescate. Sì. Di 900 vediamo. Si vince. Vediamo quanto si vince di 900 qui. Ancora un'altra draw per Stefano. Stavolta setta un mostro davanti. Ah, ok. Serpentino. Ma... Ah, ok. Serpentello. No, e invece il fuciliere. Non c'è il serpentello nel mazzo. Non so leggere. E quel dragon? E si è preso il potenziale. Che me... questo è stato... Potenziale poteva aspettarselo molto, secondo me, perché tanto... Ci ripensa? Non ci ripensa più. Cosa? Sto pensando di uccidere qualcosa? No, non ho capito. No, perché non può essere targettato, magari... non so. Ovviamente dubbi casuali niente nulla. No, non può fare il primato da Google, non ricordiamo. Però cioè, su fuciliere che diventa Marvel 8, sì. Sì, certo. E si prende classico proprio. No, comunque dicevo, su Stefano poteva molto aspettarsi questo torrenziale, in realtà, visto che l'avversario non ha fatto normal per tutti i turni, era
molto palese ci fosse un torrenziale sotto il 4. Sì, è stato molto goloso. Però probabilmente è dovuto aiutare a provarci. È fucigliere? Quel fucigliere è stato grosso, eh. How we go again? Grosso, grosso il fucigliere. Senti una mirror? Vediamo se adesso il fucigliere fa il suo o c'è qualche battle trap settata. Vediamo se gioca tante Sakuretsu, cose. Ah, dove c'è? Tre Sakuretsu? Sì, allora. Due Sakuretsu, Ring, vabbè, Mirror. Death Tornado è una carta che stiamo vedendo spesso, anche lui la gioca. Sakuretsu. Eh sì. È stato goloso? Sì, poteva evitarlo, certo. Gli frega qualcosa? No, evidentemente no. Quel Kiko è huge adesso. Kiko dà parecchio fastidio. Anche perché lui, ricordiamo, è già sotto della vita utile per fare Cyberstain, che è una delle giocate principali del mazzo. Ed è ancora... Allora, non mi ricordo, però, Drago Tiranno e Drago Armato Oscuro sono luce. No, Drago Armato Oscuro non c'è. C'è Drago Armato livello 5, scusami. Drago Tiranno è fuoco. Drago... Drago Armato livello 5 invece è luce, mi sembra, mi ricordo male. O luce o vento, una cosa del genere. Forse è vento. Vento, allora niente, sto per dire una cosa. Ti chiedevi perché non giocassi BLS? Certo, mi prende. No, ma... Sì, è vento Drago Armato livello 5, se non ricordo male. Mi sa che qua Qui comunque problemi, serve. Non ci sia neanche una top deck. Sì, forse c'è un altro un'altra Sakuretsu potrebbe. Ma comunque un'altra norma ce l'avrà sicuramente in mano anche l'avversario con Warrior. Senta fucigliere. E però cosa può portare? Beh, gli Horus comunque non sono male. È finita qua la partita, è semplice. Vediamo se ha risposte, se ha book o... Book o niente? No. Niente, andiamo a game 2. Un altro game abbastanza veloce di un mazzo comunque simile OTK di quelli con Reasoning adesso. Sì, vediamo. Sì. Vediamo un po' Poseidon cosa può mettere. Mettere Tornado, Skill Drain. Skill Drain sarebbe comunque forte. Ma gioca Skill Drain? Vabbè, giustamente così fucigliere. Sì. È una scelta interessante comunque. Sì, diventano delle bestie enormi. Potrebbe giocare Botola, se va primo. Sì, è un rischio secondo me contro Warrior Botola, perché dopo il turno 1 non serve veramente a nulla. Potresti usarla solo per guardare che mano hai, quindi per sì, public knowledge. Però alla fine, essendo gotto un formato che si va su molti turni, poi la seconda, la prima, poi la pescherai e sarà comunque gialla quando ne mettessi dentro 2 o 3. Sì, certo. Poi magari capita lo spot in cui riesci a tirarla, però sei un po'... alle strette. Sì, allora, anche Necrovalle è una scelta interessante, che non in questo matchup ovviamente, però una scelta interessante di side. Credo che a questo punto si darà soltanto i due tornadi di polvere e forse il capro, mono capro tra l'altro, di side. Gioca a giudizio anche di main tra l'altro. Sì, ma non è stato un po' particolare con due ragionanti, due monster gate. Lui non ha paura di niente. Gioca più Sakuretsu di Warrior. Sì, però... sì. Vedremo. Invece dall'altra parte, Warrior può siddare. Sicuramente Kuribo e Azura Priest verranno siddati per i capri. Anche Wangu potrebbe essere una scelta. E basta. Potrebbe mettere Azura se ha... Allora, ha visto Monster Gate, magari penserebbe. Sì. Può pensare che l'altro abbia capo, magari. Vabbè, Azura direi, penso di sì. Gioca anche grazie ai token di side, tra l'altro. Quella sicuramente potrebbe essere una carta forte da giocare. Anche le spade rivelatrici. Più che altro, magari predictando un decreto di side, penso. Anche se in realtà, come vediamo, Stefano non gioca decreto. Tre. Però questo qua è un mazzo che comunque si presta a giocare decreto spesso. Ora non so se lo pensi anche Filippo, però se Skill Drain Skill Drain è proprio la tech, caso non è molto aspettata. Vedremo adesso questo game 2 che si appresta ad iniziare con Stefano che andrà primo sicuramente. Vediamo un po'. Subito parte con Astor. Regaliamo $1000.
E c'è la figlia subito dietro. Che forte. Anche qua, gli scartini forti non ce ne sono in termini di Thunder o sinistra, quindi ha senso tirarla subito per liberarsi soprattutto di quei livelli 7 lì che puoi restarli molto facilmente. Parte subito il Cyber Sand a turno 0, così. Senza paura. Per tirare Dragonitraglia. Prima di levare le out. L'unico problema è che è quello. Aspettato Drago tirando dalla mano con l'effetto di King Dragoon. Che forte. Allora la domanda è, Tempesta Snatch? È forte Tempesta Snatch? Avrei già giunto settati magari, no? Sì, cioè, le due di meno. Io come la verrà più tryharder, ma che se porta potrebbe portare molti frutti. Ha messo sin da subito tutto sul fil, la ciccia sul fil. Ritorno totale. Non l'avevamo vista questa, però è vero. Non l'avevamo vista. Una bella tech qui per Filippo. Non penso se l'aspettasse neanche Stefano. Vediamo, c'è un Cyber Stay in attacco che anche lì se si fa snatch. Problemi? Porca troia, che forte. Olè, meno uno e meno una mano. Sono 2000 rimanenti per Stefano, che il problema adesso diventa quello, più che avere una board solida. Diventa riuscire ad amministrare bene la vita. E scarta Sakuretsu. Però ha sentito due tre gomi in campo. Si sa che lui ha una tempesta potente, sì, un torrenziale ancora. Porca, e anche Delinquent 2 qui. Che forte. E adesso lieva praticamente tutte le set che aveva settato prima. Il più forte. Rimane con una sola di quelle. Così vediamo cosa arriva giù. Un Jardin sicuramente. Eccolo qua. Armatura. E Book. Lanciato Book Gold, tra l'altro. Sì, sì, sì. Il primo attore. Vediamo un po' cosa ci propone adesso. Boom, forse il battle. No, niente. Secondo Tragotiano, forse il flessa. Non ce n'è. È perché ne è trappole. Sono onesto, non mi ricordo precisamente le frate Tragotiano, ma se non ricordo male, nega le trappole in battle. Che forte. Vorrei dire una cagata. Certo. Correggetemi se sbaglio, anzi. Dragotiranno. Non ci sono su. Comunque ha fatto la full combo, Grosso. Quello che vuole avere un silent, ma non penso proprio. Beh, se lo potrebbe non risolvere King Dragoon. No, l'unica cosa che potrebbe risolvere è un exile su tiranno. Anche un bel tribe qua risolve tante cose. Sì, sì. Però certo che c'è tribe qua. Però scritto 3 di detto o virus. Sa che Kiko già ha citato. Allora, dici che durante la battle, se dovresti avere un controllo mostro, dopo il primo attacco di scarta puoi effettuare un altro. Annulla qualsiasi effetto di una trappola che targhetta come bersaglio che scarta sul terreno. Ah, se se la fai distruggerla. Miro se la becca però allora. Sì. Quindi solo le trappole che targhettano se stesso poi? Sì. My body is a shield. Tangito. My body is a shield. Le Wu Ben. Che forte. E qua huge, 1500 per la vittoria. Blu, tutto nero. E invece? Porca troia! Judgment, insomma, i body che forte, si sta. Non ha perso. Con questo attacco, almeno. No. Adesso e ora deve top deckare... L'ultima speranza. Non ce ne sono i top. Niente speranze. E qui allora il tryharding ha fruttato. Si va rientra... più che altro... Penso che Filippo pensasse che nel mazzo dell'Oppo non c'era una serie di auta... King Dragoon Judgment settato, cioè alla fine. Beh, effettivamente l'unica out era avere al posto di. Oddio, no, aveva Bobby as a Shield. Se glielo cecchinava con Delinquent 2, aveva una forza riflessa, aveva ribaltato. Ma non così tanto, aveva Zalo che basta, quindi non è che. Aveva soltanto levato i mostri, non riusciva a capottare, no, però almeno riusciva a stare un paio di turrettini che comunque a Warrior sì, poi Warrior sì, al top deck Warrior è fortissimo, quello sicuramente, però era abbastanza improbabile fare Giant Tornado che non te l'aspetti da un Warrior e poi Duo che ti leva le set, cioè non è una situazione che penso avessero Duo pensato. e Zalog su 4 set li hanno fatte fuori 3 senza tirare storm. Vedremo adesso questo game 3
il vantaggio da parte di Filippo, che va primo con un mazzo che comunque gioca qui quasi 15 trappole tra main side, quindi vedremo un po' come si presta. Però la versione di questo adesso è stato praticamente Cyberstand King Dragoon contro così, cioè control no, però è basato praticamente su, penso, fare questa cosa qua sul fuciliere. Sì. Le carte Horus ci sono, ma non le abbiamo ancora viste. Ma tanto non so. Non ho visto neanche nel Reasoning the Monster Gate in gente. Oh, parte subito di Charity. Vediamo cosa scarterà della Charity. Anche lui non ha cartini proprio free, quindi deve scartare lo Zalg. E Trunade, beh, spoiler, era mono per. Ha senso. Fu un combo però, Paura. Blade Knight 5 set potrebbe essere il full motore. Perché 4 attacchi e wint, La ciccia move, questa letteralmente. The shot, abbastanza chiamata su 5 set. Guarda, carta e pennina e si segna. Lanciate, guarda che forte. C'è quel mostro lì. Ah, è Kiko. Okay, c'è My Body. C'è Cyberstein, Kiko. Quindi rimane dentro Cyberstein. E rimane la giocata, l'unica giocata da fare è Kiko. Kiko, tributo di Monster Gate, è l'unica adesso, ma non penso sia la giocata giusta da fare. A meno di un'altra dashot. Mi sei simile. Sì, un'altra dashot. Quindi adesso non ha proprio giocate. Se tu da sto vedo, you go my friend. Puoi stare al massimo 3, 4, ma con l'avversario che c'è questa knowledge non serve a molto. Sì, è una guerra, you go my friend. Doppia dashot è grossa. Dash tornado, my body e... Ritorno. Sì, il... Vabbè, 2000. Due pagnotte. Sembrava un mostro, invece sì. Upstart. Era un goblin. Comunque anche portare Warrior in un meta dove ci sono tanti Earth Aggro è da signore. Sarà per quello sì. Che adesso i Trunade magari aveva paura di troppe trappole. No, è una Giant Trunade comunque... Una buona carta, più che altro gioca anche la Metal Burial, è forte con quella, ti può rubare Snatch quando ti serve, è forte comunque come carta in sé, non solo nei mazzi di K. Abbiamo ora le famose 4 set che conosciamo grazie ad Ashot. Cosa sapranno fare? È normato Sai? Judgment. O Judgment o fa qualcosa? Questa è la risposta. Beh, in realtà... Tu li paghi o non li paghi? Entri nell'Olimpo degli Dei? Secondo me la potrebbe anche semplicemente fare... No, quindi Judgment sulla norma è così, non prova neanche... Carta facendo pagare 5.000 qui, magari poteva fare, non so, Ring o qualcosa. Ma non è male, E quello lo conoscevo più che altro. Sì. Ha praticamente sprecato un Judgment per un call. Adesso vediamo se proverà a pagare. Più che altro anche pagando può calare, credo, di forte King Dragoon a questo punto, non so. E provare di nuovo a perché altri target anche i Senshi non va sopra neanche a Blade Knight e Walter sì, ma con delle set dietro non serve. L'unica che potrebbe avere forse per il Sator Enziano però a questo punto ti giochi tutto perché tanto se sei a 1000 di vita tanto poi anche set of deck
se Forza di Flesta ha vinto comunque perché non è poi esercito, cioè ha vinto questo, diciamo, lo scontro per ora. Più che altro anche quel Cyber Stay in attacco ti espone, basta che pesca un 1008. E invece... No, cioè Monster Gage c'aveva già... Ah, è vero, sì. Monster Gage c'aveva. E dovrebbe aver anche settato un tornado o con... sotto lì, sì. E se un Dust c'è? Sì. Ma deve andare a culo. Sì, Cyber Stay? Non lo so. No, si prova l'Horus. Livello 6? Se non lo appoggia non si vede. E appoggia? Certo che la può. Entra. È breaker, breaker. E può entrare. Vabbè, è un cicciuolo, dai, tra virgolette, non perde così facile. Almeno non perdiamo un attacco su breaker. Da un 2000 che attacca su breaker. Pensando se magari metterlo in difesa. Per evitare la perdere da forza riflessa che fa più. Ma c'è mai body come ultima. Però non può pagare i 1500, quello è il problema. Se è forza riflessa comunque... Se la piglia sui denti, certo. È sempre in mezzo, un po' in mezzo alla strada. Se lo può un'auto con i King Dragoon... Beh, potrebbe provare la cecchinata. Breaker non ha effetto. Non di lui, dovrebbe avere... Del tornado di Volvere? Sì. Se non ricordo male, c'aveva. Infatti, guarda lì. Ecco, la demita troia. Porca troia. Proprio troppa devi per forza qui. Beh, tiralo su dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, via. Se non esce quello in mezzo. Dici. Hunted. Call of the Hunted. È proprio missato qui. Call of Duty, Metta sopra. Sì, without paura, sì. Beh, adesso anche BLS diventa un out a Dragoon. Smashing. Questo è forte, non targetta. E quello fa Opla Lai. Prematura? Mi chiama Roma. Adesso è difficile per Stefano qui. Serve proprio una top deck di quelle alla Mound. Alli buone. Giara. No. È più che altro top, cioè non è scrivere sopra, Pot of Gate non ce l'ha il mazzo. Andiamo alla caccia. Caccia via il pipi. All'attacco. Del buon tra poco allora avremo qui il winner of this match che vince. È abbastanza alto in poco tempo. Sì, non è passato neanche forse 25 minuti. Sì, alla fine il primo match è durato molto poco, mi sembra. È stato combattuto, però, comunque. È stato molto un... Prova a mettere King Dragoon se hai le out bene, se non le hai... Beh, così, comunque, però... ora, oggettivamente, quello che fa il mazzo, perché dalla lista, più o meno, quello che si vince è quello. Sì, è vero. Prova a fare King Dragoon... O fa Drago Tiranno o calava Horus. Comunque, Horus è comunque da fastidio sulle spell, Sì, però c'era un po' più di turni per calarlo, Russotto. Sì, certo. Sì, poi c'è da dire che contro Warrior spesso potrebbe funzionare quando gli riesce a fargli sprecare Torrential, quando riesce a fargli sprecare Mirror, di auto non ne ha più tante. Piuttosto avrei fatto come il mazzo dell'altra volta, non giocherei così tante trappole, giocare dei creep. Esatto, anche io almeno di side l'avrei provato a portare, perché comunque... Va bene che skill drain è forte, però decree e hai vinto la partita. Sì, quello. Giustamente la combo della domenica c'è sempre, però. Yes. Ma anche già solo King Dragoon con decree è molto forte, perché comunque le out diventano sempre molto meno, soprattutto nel main. Certo. Adesso vedremo il vincitore qua quando ce lo porterà il più giusto. Il più chi. Oh, abbiamo imparato una cosa importante. È arrivato anche lui. I draghi vanno presi a pugni. Per forza. Una pussy comunque. Devo evocare Maestro di Oz e bittare come un drago. Sì. Sono di paura mai avuti. Lui glielo detto, cazzo. Entrava il koala più forte del globo, breaker, tutto. Picchiava tutto, sì. Ma lì anche un koala. Comunque è un signore quello che vuole, Faccio Blade Knight, set of 5, 2, 3, 4... Così. Il mazzo è bello, cioè. Sì, hai voglia. Sì.
e come tutti gli stain, se peschi merda perdi, e ricordate. Ma quello. Ma il drago tiranno quanto è forte? Sì. Ah, tu la Yuge. Quel drago tiranno ha avuto l'utilità esattamente di un drago bianco che... No, cazzo. Anche meno, che c'è centri meno. Ma detto, pensavamo che legasse una trappola in generale, ma è una trappola che targhetta. Sì, sì, sì. Targhetta lui stesso. Un mostro di vita. Sì. Fine. Calcare. Ah, uomo Italia. Una carta un po'... PC, sì. No, io più che altro ci avrei visto magari più livello 4 a questo punto. Quello metti di livello 7. Si chiama Drago Miraggio, livello 4. Quello che... beh, no, no, se Drago Miraggio ha più senso. È un light, puoi anche puntare a mettere BLS. È un light, ricordo, è un light che poi ti evita tutte le battle trap da cui perde King Dragoon, quindi dici, ci può stare. Più che altro è un oro scazzo. 1600. Esatto, noi pensavamo fosse Horus, invece era Breaker... quando non riuscite non è ancora a caso. Ah, quindi abbiamo Stefano, giusto? Lasciare questo, non è il vincitore di questo feature match, ma lo sconfitto purtroppo di questo feature match. Posso dire di essere un po' amato? Come mai? Spiegaci. Più sculate su sculate. No, vabbè, dai. Avevo visto il set of five. No, non dico questa. Ah, generale. Ah, cazzo. Questo feature match alla fine... Complimenti a tutti. Ma... Da casa non vedete, ma abbiamo 50 pollici per guardare il cavo di casa. Sì, sì, 70. Infatti, scusate, ci guardate un altro, ma è per quello. Poi ci sono i soccoli di Instagram. Certo, allora, comunque, parliamo del Master, dai. Il drago tirano. Un po'. Esatto, prima il drago tirano che abbiamo visto un altro. C'è il drago tirano. Sì, ma basta questo, mi basta. Oggi non ho mai visto così tante virus tribù, oggi virus infetta tribù. Una carta fortissima. Allora, il mazzo è praticamente strutturato su Evo Cyber Sane e King Dragoon. Ok, ci sono nel caos che è il mazzo più giocato, sono veramente 5 out. E questo lo diciamo anche noi nella stream, se no, se riflessa, esatto, e virus. E BLS proprio dietro niente. Sì. E la presa c'ha puntualmente tutti i mali. Più altro sono giocati a letto da tutte queste scale che sono tra le più forti del gold. No, ho visto anche qualche dash carina, abbiamo visto. Forza, perché almeno le uniche carte che mi fanno... Il problema è che anche adesso, quando Game 2, quando avevi... No, Game 3, quando potevi evitare con King Dragoon, avendola settata, però avevi poca vita per non poterla neanche provare a tirare. Preciso, perché poi ho pescato l'ama, che era grosso. Sì, però diciamo una cosa, il buon asino l'ha fatto anche un po' la sommarata a tirare Judgment, che già sapeva che avevi Hunted. Sì, sapevo di avere qualcosa. Vabbè, ha vinto, ha ragione. No, è insomarante. Irregolare. Ci può stare. Non lo so, ragazzi. Ci sta. No, poi anche ci chiedevamo anche un'altra, che non abbiamo visto in realtà, però guardando la lista c'è una carta principale di side, che è Skill Drain, è la scelta di non giocare, giocando le trappole di Mendo, di non giocare di Kree. Dicevamo anche... una carta che odio, non ce la faccio a giocarlo, perché preferisco avere dietro Solenne, Sakuretsu, Mirror, no, roba varie. Interruzioni. Preferisco avere... perché se la persona BLS io decreto perso. In teoria. Però, quindi, sì, detto, però c'è delle dire. Carte che hai detto che autano il tuo... Una, esatto. Due. Mirror e Torrenzione. Quello è vero, però se non so, cioè voi dite che è meglio con Decree? No, chiedevamo il perché di questa scelta noi, perché noi abbiamo visto qualche volta di solito le liste più standard. Più antimeta possibile anche con le Necrovalle di side. Sì, Necrovalle anche noi la provavamo. Necrovalle è giusto, però nel momento in cui hai l'Horus livello 8 con Decree, c'è proprio poco. Non ce l'ho mai livello 8. Vabbè, ormai è riconosciuto che... Vabbè, fai segno della croce, magari riuscite a lo fare. No, qualcosa l'ho calato, però non serviva. Invece quindi Skill Drain è stata una carta comunque... Skill Drain contro Caos uccide letteralmente.
E io ho i mostri che sono comunque 2003-2004, che sono grossi, cioè nel senso... Sì, 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 non c'è capire l'essere... ...di Mago della Fede. L'ho pensato così, poi ci sta. È capitato comunque il torneo di riuscire a calarla, sì, 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 c'è qualche game... E l'avversario ha già perso. No, infatti, perché noi durante il match ci chiedevamo, perché le liste classiche la giocano anche di main, no? Quindi, per sì, questo sì, principalmente... Mi ha fatto vincere due partite... Perché l'avversario giocava Chaos Control e mi ha messo il Ter. Che non lo stiro Ter senza. Senza le trappole anche. Lo skill drain, sì, giustamente. Solo per quello. Posso tirarlo o il Drago Miraggio? Pensavamo anche. L'avevo pensato anch'io, Drago Miraggio, però è piccolo. Però non è una carta che può entrare normal. Comunque anche. Se riesce a calare gli Holostick ti protegge anche la Sakuretsu, la... Sakuretsu, perché c'è il Drago, sono i target up, quindi... No, beh, sì, beh, però dico, sì, praticamente sei solo l'Holus, solo l'altra, comunque è una norma anche l'Ibita, quindi del 6. E poi ci chiedevamo anche il Mago, lo usi praticamente per farti prendere Nox sopra da te, no? Sì, uno, e soprattutto se un po' di fortuna fatti con l'Ottenità e hai comunque Moff di prima mano, è sempre forte. Sì, sì, quello sicuramente. Però uno. Noi avevamo pensato per se ti prendi per il target di per fare comunque terzo, non giocando poi sinister, ci sta anche giocare a livello 1 apposta. E mentre il Drago Armato di livello 5 non abbiamo visto in realtà in sai, perché ho messo quello per stirare i Reaper. In game ho beccato Reaper, sono installato 8 turni perché non pescavo il cazzo. Perché è l'unica out in 2004 sempre immune. Sì, sì, beh, però quello magari serve un po' più di setup. Poi perché non 3-3 di Reasoning e Monster Gate a giocare di main? Perché penso che la gente sa come si gioca contro Reasoning e Gate, no? Quindi se ti azzeccano i livelli è un menù secco che non, in teoria non mi posso permettere. Ma da sì, tirando 9, no, 8. È 8? È come The Mock. Che meno. Nel primo turno, ragazzi, continuavo a dirmi 8. Tutti e tre i game, io l'ho disegnato il Drago. È regolare, questa è l'ultima. No, quindi... E quindi... Ho perso la prima partita. Certo. Ho perso... ho vinto la prima partita. Ho perso la seconda. Al terzo game, la persona aveva una carta in mano. Io avevo Necrovalle, tre dragoni, Breaker e Trollo di Bomber. Ho perso. Ho pescato di turno, per carità, ma ho fatto tifoso nei provarmi all'Espic. Allora no. Ma ho pescato un po' di turno, che ancora non mi basta invece. Si sa che comunque anche il gol è anche questa ragione non vale. Non so se si può vedere in qualche modo. Invece il terzo turno, o il quarto, adesso non mi ricordo, ho beccato questa roba qua. Botola, zero card, Anfora. Anfora su... A lui l'ho fatto giocare. Ah, porca troia. E di questa ha pescato Tribe. Ah, l'ho fatto tifone su Solen. Purtroppo ci vuole. Come prima che gli ha tirato per la prima volta l'ha smattato. No, che formato di merda. noi ci pensavamo alla seconda, perché alla fine avendo tolto Cyberstein lì, la palla deve essere la seconda, che sennò avevamo... Sì. Le auto le ha prese. Esatto. Un uomo distrutto. Purtroppo è anche questo, puoi giocare anche così di Primazzi, che dici... Hanno dei counter molto grossi e quando li becchi è così. Però va premiato comunque la voglia di portare nuovi mazzi, non sempre gli stessi. Mica anche la ragazza, ci spariamo nelle palle di caos di merda. Fa cagare caos. No, dite viene di una carta di merda. Sai invece che cosa va premiato anche? Voi. Vabbè, dopo faremo sesso. Vabbè, ragazzi, è il migliore. Ringraziamo il nostro. E anche il capo nostro ormai amico, ricordiamo se 12 ore qua la telecamera è lì, ragazzi, vi ricordiamo di andare a recuperare sul canale di Goat Community la sua profile di zombie speziato, perché totalmente zombie non era della scorsa 12 ha sfiorato la top, quindi non stiamo parlando, non so.
Cattivo, sì. Poi è quasi omonimo di Damo, cioè quindi direi che... Qui l'ho riconosciuto subito, cappello più bello del mondo, facciamolo vedere. È regolare e ha il cognome quasi ladri, cara, il cognome più forte del mondo. Va bene ragazzi, salutiamo e ringraziamo il nostro amico, ci vediamo al turno 8, l'ultimo turno di Svizzera, se adesso male, ragazzi, vuole andare a casa e poi c'è tutta la notte che devo giocare solo caustica, che meno allora, magari mettiamo Panda, ci vediamo dopo.